Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video motivazionale. Come vedete, iniziamo dalla cucina, che in questo caso era veramente un disastro. Vedrete anche più giorni assieme e sarà un video prettamente tra cucina e bucato. Qui vi faccio vedere, appunto, ho levato tutto quello che c'era sopra, poi sono andata a spruzzare prima lo sgrassatore dell'acquasare e poi, per lucidare bene i due piani in acciaio, uso il Biacal, la zucca che ci accompagna da Halloween, e poi vado a fare l'altro pezzettino dove c'è la cassettiera, dove c'è la lavastoviglie. Adesso possiamo mettere in ordine questo casino. I vestiti che vedete lì sono appoggiati lì perché sono da mettere in un sacco, perché sono da buttare. Quel vestitino rosso è da 200 anni che ce l'ho. Invece nello scatolone c'è il pane e i biscotti di Gabriele Maurizio, e poi fuori dal video ci sono andata a mettere anche la pasta, che non mi sta più nel mobile perché ne ho troppa, e andando a fare scorta una volta sola al mese, cioè facendo praticamente prendendo tutto per far andare i buoni, cosa succede? Che poi ne ho talmente tanta in casa che i mobili non riescono a contenerla tutta, e quindi non so dove mettermela, perciò sta dentro uno scatolone. E adesso volevo far andare un po' di farine che ho, preparare degli impasti insieme a voi, vedere se le ricette anche che ci sono magari proprio sulle confezioni funzionano e vengono buone, e quindi smaltiremo un po' di roba. Inoltre vado anche, c'era, vado spazzato, e poi sono andata a lavare il pavimento. E poi inizia appunto la parte del bucato. Quindi sono andata a piegare due asciugatrici. Una mi portava la roba gialla che aveva appena finito, e l'altra invece ce l'avevo già lì solo da piegare. E poi vado a dividere le calze. Allora, siccome noi siamo tanti, abbiamo trovato questo metodo che è quello che con cui riusciamo, diciamo, a districarci meglio. Quindi dividiamo per colore, anche qui io vorrei avere solo calze nere, così almeno, o bianche, così almeno non c'è tutta questa confusione. Comunque dividiamo le calze rosse, rosa, viola, così da una parte, bianche, grigie dall'altra, e poi nere, blu e grigio molto scuro da un'altra. A questo punto vado a fare un mucchio e le giro tutte quante dal dritto, e poi vabbè, poi era ora di pranzare, quindi le ho messe dentro la borsa e mi sono dovuta fermare.
però vedrete poi che andrò a, appunto, a tirare, a rimettere lì, a stenderle bene sul tavolo una per una, in modo da riuscire ad accoppiare le coppie, appunto. E niente, è veramente una faticaccia perché siamo tantissimi, guardate quanti calzi sono. Dopo cena, visto che abbiamo mandato i bambini più piccoli a dormire, e quindi Sabrina, Giada e Gabriele, Giorgia ha detto che faceva lei le cose di sera, quindi si occupava della cucina, e io allora ho sistemato un po' la sala, con Pia ovviamente sempre un po' intorno, ma è logico, cioè lei è logico che mi sta intorno. E ogni tanto mi dava una mano, ogni tanto invece creava casino. Nel frattempo guardavo i video di Robertina, poi ho guardato Alessandra Meraviglia, Tati, poi ho guardato Orniella, che è la cugina di Chiaretta Alfredo, e con lei mi ci rispecchio molto perché è veramente molto semplice nei suoi video, con i suoi bambini. Anche la casa è molto ordinata, però molto semplice, non diciamo casa da copertina super mega fantascientifica, quindi mi piace guardarla. Anche Robertina in realtà ha una casa molto semplice e normale. Pia, poi lei ogni tanto decide di andare, di infilarsi dentro il carrello, però è pericolosissimo, non so perché gli è presa questa fissa. E se la sentite urlare in sottofondo, perché comunque mentre sto parlando c'è anche lei. Comunque sono andata a sistemarle anche un po' l'armadio, a piegare i panni, sono andata a fare un po' di lavori, insomma, così per riordinare la sala. E poi tra un pochino ci sarà una chicca di Pia, quindi rimanete sintonizzati. Vieni, guarda un po'. Adesso lei è lì, poi dopo guardiamo di nuovo Alessandra. Di un po' lì agli amici. Gatto. Gatto. Ok.
Cane. Cane. Zia. Zia. Zio. Zio. Mamma. Mamma. Papà. Papà. Giorgia. Giorgia. Manuel. Mamme. Gabriele. Bebe. Sabrina. Mena. Giada. Giada. Papà. Papà. Ok, poi Luca. Luca. Nonna. Nonna. Nonno. Nonno. Pia. Pia. Chi è Pia? Tu. Ci siamo quasi. Poi cosa vuoi dire? Albero. Albo. Poi lo vuoi dire che ieri hai detto l'alfabeto dalla A alla Z? A. A. B. B. C. B. C. D. 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 E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. L. S. L. Sì, brava, l'hai detto. S. L. L. Adesso di S. S. T. T. U. O. V. V. Z. Z. Diglielo un po', te l'ha insegnato il papà. Mm. Poi di un po', zucca, okay. Stufa, brucia. Brucia. Brucia, ti sei bruciata tu? Sì. Dove? Fai un po' vedere. Dov'è che ti sei bruciata? La mano. Fai un po' la mano, brava, faglielo vedere la mano. Poi? Qui. Dove sono gli occhietti? Brava, e il naso? La bocca? E la lingua? Ok, le mani? I capelli? Brava, le orecchie? Sì. No, le orecchie sono queste. Queste qui sono le orecchie. Orecchie. Uh-huh. Orecchie. Poi bimbo? Qui. Bimbo, lo dici bimbo? E Giulia? Qui. No, devi dirlo. Di un po', Giulia. Giulia. Leva le manine dalla bocca, di Giulia. Giulia. Poi Sara. Aia. James. Pip. James. Pip. Bravo. Sergio. Lo vuoi dire Sergio? Sì. Sergio, di Sergio. Sergio. Brava. Fra. È un po' difficile. Va bene. Vuoi salutare? Sì. Fai ciao ciao. Ciao ciao, Mimi. Miau, 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 miau. Guardiamo di nuovo i gattini di Alessandra? Sì. Ok, fai ciao ciao. Ciao ciao, Mimi. Allora, Pia vi vuole dire ancora una cosa. Di un po'. Cos'è che sei capace a dire? Ratatata. Ratatata. Brava. Mame. Oh. Thank you.
accoppiare le calze, come vi avevo detto. Ma Pia ha deciso che non si fa, che vuole le coccole dalla mamma. Allora mi metto qua sul divano con lei, le do le coccole, le do anche la bubu sicuramente. Visto? Ecco appunto. E intanto stavo guardando adesso il video di Tati, quello che ha pubblicato un giorno fa, che sono anche indietro mi sa di qualche video. E quindi lì, intanto che appunto vedete, intanto che do la bubu a Pia, recupero i video di Tati che non ho visto, li stiamo guardando sulla TV, che così almeno col telefono stavo appunto registrando. Va bene, io vado da Pia che mi reclama. Spero che questo video di pulizie, di riordino così vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!